Pronto, Felice Floris? Ciao, sì, sono io. Mi spieghi cosa è successo oggi in due parole? Cioè, oggi è avvenuto quello che nessuno vorrebbe che mai accadesse. C'è una delegazione partita dalla Sardegna per Roma per fare una conferenza stampa per manifestare un progetto di creare un organismo mediterraneo della pastorizia. È stato violentemente aggredito e sequestrato tutto il giorno nel porto di Civitavecchia. Per Perché volevate andare a Roma? lanciare un progetto di unificare i vari paesi che ospitano la pastorizia, come la Grecia, la Spagna, la Francia e la Corsica. E volevamo lanciarlo giustamente da Roma. E questi invece sono partiti prevenuti per chissà quale reato volevamo commettere, una cosa vergognosa. Preventivamente loro hanno ritenuto di tenerci prigionieri nel porto, impedendoci di uscire fuori, sequestrando i nostri pullman, minacciando gli autisti che se no li avrebbero denunciati, impedendo ai pastori di pigliare il treno, infatti tutte quelle azioni che per tutto il giorno siamo rimasti qua ostaggio delle forze dell'ordine. Chi vi ha bloccato? Si è bloccato la polizia e i carabinieri. Ma la motivazione ufficiale cos'è La stata? motivazione ufficiale è che volevamo fare una manifestazione e non avevamo chiesto nessuna autorizzazione. Noi non abbiamo chiesto nessuna autorizzazione perché per fare una conferenza stampa non c'è bisogno di chiedere nessuna autorizzazione. Siamo in un paese democratico civile dove bene o male riteniamo di avere delle libertà e queste libertà sono state buttate alle ortiche. Ma vi hanno preso a manganellate? E beh certo, perché a un certo punto, oltre che non volevano farci uscire fuori, volevano costringerci a farci riconoscere per denunciarci. A quel punto lì abbiamo sfondato i cordoni e siamo usciti fuori. Ci sono stati dei feriti? Sì, parecchi feriti, lievi, ma però ci sono. E cosa pensate di fare adesso? Poi vediamo, cioè il movimento ha intrapreso delle battaglie che ormai porta avanti da mesi e non mollerà certamente per questi atteggiamenti violenti e repressivi. Intanto perché con la politica regionale abbiamo chiuso perché si sono dimostrati incapaci e truffaldini, per cui il tavolo delle trattative lo vogliamo spostare a Roma o a Bruxelles. Aprire un tavolo permanente sul settore della pastorizia. Il settore è in profonda crisi e ha necessità di una politica di sostegno forte. E sostanzialmente per il ruolo che copre, che non è marginale, ma un ruolo importante, soprattutto in Sardegna, se un pubblico produttivo che fa funzionare un centinaio di stabilimenti e occupa migliaia di persone, e decine di migliaia di ettari nella produzione, non può morire, senza contare l'importanza che ha per il nostro ambiente e per il nostro vasto territorio. Adesso che è sera e sono quasi le 8, dove siete? Adesso noi siamo saliti a bordo e alle 22:30 partiamo per Olbia.